E la possiamo anche ascoltare cantata da Mina, perché ce l'abbiamo in regia. Rientriamo, se no io continuo ad ascoltare musica senza parlare, perché mi sembra di sporcare con la voce. Che bellezza. Che bellezza davvero. No, dimmi di Mina. Artista. Dimmi di Mina, perché i racconti delle telefonate di Mina sono sempre sorprendenti. Sì, molto. Mina l'ho sentita una sola volta, perché mi chiamò all'improvviso un giorno, e con un tono insomma perentorio, deciso e senza preamboli, perché non ci conoscevamo. Mi disse: Maurizio, guarda, sono in sala, sto registrando Almeno tu nell'universo, abbiamo un problema armonico, e mi dici che accordo c'è dopo il primo ritornello, perché quando torna la strofa, perché non l'abbiamo ancora capito, ci stiamo lavorando, noi la facciamo in re bemolle maggiore. E io rimasi al telefono un po' così. Ma ti aveva detto: pronto, sono Mina? No, assolutamente. Ah, cioè tu senti la voce di una signora. Sì, sembrava lei, però io ero un po' così, in dubbio che fosse uno scherzo. In una frazione di secondo ho detto: è uno scherzo? No, devo rispondere, cosa faccio? Ero tentato di rispondere male, ma poi un campanellino, una vocina qui mi ha detto: guarda, forse è lei, tenta di rispondere come devi. E quindi hai sciolto il dubbio. Feci un rapido calcolo armonico, perché io la facevo in un'altra tonalità ovviamente, per cui, e le dissi che accordo ci voleva, e lei mi salutò molto velocemente: ah, grazie, ciao, mai più risentita. Va bene, Mina, sappi che lui ha gradito la tua telefonata, Massimiliano, sì, molto, se ci vedi, molto. Questo è. Perché poi il risultato è questo. No, infatti, devo dire, appunto, non riuscivo nemmeno a interromperla. Sì. E, hai scritto canzoni per Mia Martini, Mina, Ornella Vanoni, Albano, Riccardo Fogli, Eros Ramazzotti, Antonello Venditti, Renato Zero, Placido Domingo. Sì, anche. Giorgia. Fatti bravo, sì. Tochigno, Mietta, Angelo Branduardi e Miguel Bosè. Hai fatto anche un musical con Paganini. Sì, anche per me. Ha scritto anche per te. Rivedo un vecchio amico con cui abbiamo diviso un musical molto bello, e dove lui è il protagonista. Vi faccio vedere Almeno tu nell'universo, ricantata da tanti artisti come Elise Fiorella Mannoia, Massimo Ranieri, Chiara Gagliazzo, Serena Rossi, Ermal Meta e Loredana Bertè. Perché è una canzone davvero, uso un termine abusato, iconica, che ogni volta che la sentiamo ci mettiamo a piangere. Ecco. Eccola, no, è così, è vero. Vero, vai. Tu che sei diverso. Almeno tu nell'universo lo proponi a Mia Martini nel 74. Sì. Lei non lo canta. Non lo fa, non ricordo per quale motivo, però non lo fa. Tu avevi scritto la musica e Bruno Lauzi le parole. Come va com'è la storia? Sì, avevo scritto la musica e Bruno Lauzi un giorno venne a trovarci alle edizioni musicali in cui ci trovavamo sempre noi autori, io, Dario Baldambembo, i fratelli La Bionda.
passava di lì e il mio editore gli disse: guarda, Maurizio ha scritto questa musica, perché non provi a farci un testo? Così, perché allora si lavorava così, molto... Cioè, come funziona? Tu scrivi la musica, sì. E cosa ci appoggi per definire la melodia, le parole? Un canto di solito in questo inglese finto che usiamo tipo? Quasi tutti. As where the lover went in, I know the way, I love the same. Cosa che non significa assolutamente nulla. E lui, Bruno, si mise accanto a me, io al pianoforte gli suonavo questa melodia e lui in mezz'ora scrisse questo testo meraviglioso. Ma chi è che ti disse che era una lagna? Beh, non potrei dirlo. No, non posso dirlo. Lo devo dire? Che divertente. Un artista italiano, Lavanoni. Ah, una Lavanoni sentì una almeno tu nell'universo e ti disse una lagna. Si rifà anche la voce della Lavanoni. Sì, un po' lagnosa. E quando poi torni con almeno tu nell'universo da Mia, sono cambiate tante cose, lei è anche una donna che ha sofferto. Tante cose, perché intanto vorrei nominare Giovanni Saint-Just, che era stato il suo primo direttore artistico, una persona, un musicista straordinario, una persona meravigliosa, che sapeva gestire molto bene Mimì e la trattava certe volte anche con durezza, però insomma era come un padre praticamente, però brevissimo. E a lui la canzone ovviamente era piaciuta molto già nel 74 e passati questi 15 anni lui aveva lasciato la Ricordi per cui lavorava, Mimì era entrata in questo tunnel buio che... Insomma, di cui però la canzone la riilluminò. Sì, perché Giovanni mi chiamò dicendo: guarda, voglio portare Mimì a Sanremo, se hai delle canzoni mandamele. E io mandai una cassetta, perché allora si usavano le cassette, con 4-5 canzoni, tra cui Almeno tu l'universo. E poi alla fine scelsero Almeno tu l'universo. E Sanremo poi lo vinci nel 1982 con Storie Fogli. Di tutti i giorni e Riccardo Fogli, giusto appunto. Sì. Vai. Sai se piangere o provare a spezzare, non dici niente, hai mille cose da dire. Ed è malinconia a farti compagnia, ti dà sempre ragione, ma in cambio poi chissà che vuole. Un giorno in più che se ne va, un orologio sempre in corsa, sempre a metà, un giorno in più che passo ormai, con quest'amore che non è grande come vorrei. Degli artisti con i quali hai lavorato, sei diventato amico, ad esempio di Mia eri amico? Perché... Sì, molto, ma io sono diventato amico con tutti. Perché comunque gli artisti, e questi artisti, sono meravigliosi. Ma gente... il dolore di Mia da dove veniva, secondo te? Beh, parte da lontano, perché sicuramente dalla famiglia, lei ogni tanto ci raccontava, insomma, le vicende familiari che erano un po' complicate, cioè? Il rapporto con il padre. Insomma, Mia era una persona molto complessa. Perché il papà che cosa aveva di Ma particolare? Forse non si era comportato bene né con lei né con la sorella. Insomma, c'era, da quello che ricordo io, insomma, da quello che raccontava, c'era una situazione veramente molto complicata, ma anche credo con la madre. Insomma, un rapporto familiare molto, molto teso, molto turbolento, sì. Poi lei anche forse delusioni in amore, no? Beh, sì, certo. Però tutto questo porta naturalmente poi
a esprimersi, questa vita che cioè secondo che te vive. Il dolore ti aiuta a cantare meglio? No, beh, è una componente, diciamo. Guardo Scanu e guardo Valerio, non so se sei d'accordo. No, sì, 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 cioè più che altro le esperienze di vita, esatto, ti aiutano a, diciamo, ad avere quella sorta di emozione che poi trasmetti agli altri. Certo. Io che per esempio ho iniziato a cantare da giovanissimo, che ero un bambino, spesso ero tipo un computer, cioè una macchina da... Quando poi crescendo metti anche l'emozione all'interno di quello... Vivendo. Di quello, sì. La Vanoni l'abbiamo tanto evocata. C'è ovviamente musica, ma c'è anche Vai Valentina. Io vi cito una delle due canzoni, qualche volta sono tre, ma sono troppe. Quante ne hai scritte? Le hai contate? Non lo so, penso tanto. No, non le ho mai contate, ma penso... Un 6-700 pubblicate. 6-700 canzoni pubblicate? Pubblicate, sì. 6-700? Sì, credo di sì. Da dove arrivano tutte queste note? Ma dall'infanzia, dalla famiglia, no? In casa siamo tutti musicisti, da generazioni, per cui Vanoni. È naturale che sia così. Allora corri come corre un gatto, dato la tua la fantasia. Corri come la tua amica matta, dalla luna non te la strappa una spina. Hai Valentina, è una spina che lo sa. Va Valentina, ma che differenza fa? Musica, musica, sa di piacere, sa che prima o poi ti fregherà. Scusatemi, l'effetto anni 80 è qualcosa di spettacolare. Bellissimo. Se siamo sopravvissuti alla stella che volava nel viola, possiamo sopravvivere a tutto. Che effetto ti fa risentirle? Ma è sempre bello, è sempre emozionante, come se fosse la prima volta. E Ornella scriveva anche le parole? Di quale canzone l'ha scritta? No, forse ha collaborato per Vai Valentina con Bardotti, che era l'autore, esatto. Un altro grande autore. E forse credo abbia collaborato al testo di Valentina. Però, musica è proprio un inno. Musica sì, è un... Loro, quando Bardotti mi convocò per arrangiare tutto l'album, mi chiese anche di scrivere delle canzoni e volevano farne un album che avesse un sapore molto teatrale. Per cui spontaneamente la prima canzone che scrissi fu Musica, che ha questo un po'. Questo un po' da musical, insomma. È vero, un po' older jazz. Sì, no? Broadway, è vero, sì. Un po' Broadway. Esatto. Sì, sì. E, che poi, famiglia di musicisti, sì. Iscritto al conservatorio come se nulla fosse, perché il papà invece di scrivere la scuola... Mi iscrisse d'ufficio. Hai scelto il fagotto. Beh, io non l'ho scelto veramente, perché non sapevo neanche dell'esistenza del fagotto. No? E come sei andato lì? Perché allora io volevo fare pianoforte in realtà, ma le aule di pianoforte e violino erano complete, non si poteva studiare. Che anno era? Era il 63. E mi fecero scegliere tra fagotto, flauto e clarinetto e non so per quale motivo scelsi il fagotto. E con tuo fratello Salvatore sei andato anche te nel 1970 a 18 anni a Sanremo. Nel 71. Prima come nel corista e poi come corista, sì. E come corista e poi come e poi l'anno dopo come artista. Con tuo fratello Salvatore, perché duo Maurizio e Fabrizio. Detto pop. Beh, questa fu una simpatica invenzione di Franco Crepax, il fratello del disegnatore di Valentina, che era il direttore artistico della nostra etichetta discografica. E che un giorno disse: come li chiamiamo questi due ragazzi? Bisogna inventarsi un nome. Sì, Maurizio e Fabrizio. Vabbè, così seraficamente. Torniamo negli anni 70, adesso abbiamo un passo ancora indietro, anni 70. Storia, eccoli. E la tua felicità come il vento non è là, è chiara come gli occhi tuoi, tu mi dai tutto di te. Fino in fondo sai perché, perché è la prima volta che ami me. Ritorno e andate, ritorno, non c'è, c'è solo l'amore che...
Vabbè, ma questa è un pezzo. Beh, ma mi avete fatto una sorpresa grandissima. Io questo filmato non l'ho mai visto. Di non l'hai mai visto? Mai. Non avevo avuto. Lo vedo adesso. È bellissimo. Che effetto ti ha fatto? L'ho cercato per tante. Beh, è un effetto un po' particolare. Aspetta, molto emozionale, io sono mio, beh, tu chi sei dei due? Io sono quello qui sono quello a sinistra. E invece nel video di Sanremo sono quello a destra. Quindi più alto o più basso di tuo fratello? Ecco, ma, insomma, ma qui dove eravate invece? Eravamo, questa è una trasmissione che si chiamava Speciale 3 milioni, itinerante, della RAI, e dove ogni puntata era fatta in un posto diverso. E qui diverso. Peraltro va da notare l'inquadratura che è tutta spiega, perché che dura tipo... Sì. 20 secondi che non oggi cioè, ci ucciderebbero. No? Dietro di noi. Si vedono, no? C'è la camera laterale. Oh, ecco, finalmente. Tu sei a destra. Io a destra. Va bene. I ragazzi che sono dietro sono i fratelli La Bionda. I fratelli La Bionda? Sì. Ma dai. La Bionda. One for you, one for me. Anche loro sono stati ospiti nostri, graditissimi, come si dice in questo caso. Abbiamo detto, ho scritto anche con Tochigno e adesso anche qui sblocchiamo un ricordo a tanti di noi. Perché tu a un certo punto arrivi in Brasile nel 1983 e componi Acquarello. Sì. Insomma, Annoletta piange. Qua lo ascoltiamo nei migliori anni, 2010. Ma veramente viaggi? Sull'angolo qui dell'occhio che sta per cadere. Poi mi fa pensare anche al Brasile. Beh, certo. Anche una canzone veramente non sapevo l'avesse composta. Hai lasciato il Brasile? Ho lasciato il cuore come in tanti altri posti. Sì, vabbè, non c'è la conta giusta. Tochigno, come vi siete incontrati? Come vi siete conosciuti? Andai in Brasile per lavorare con lui, perché si voleva fare questo album in italiano. E quindi andai io come autore per lavorare con lui, portai delle idee. Lui mi venne a prendere all'aeroporto, e, persona straordinaria, molto simpatica, mi portò immediatamente a casa sua e durante il tragitto, parlando insomma sempre del nostro vero lavoro che è il calcio, perché lui è veramente pazzo del calcio come anch'io un po'. E quell'anno poi il Brasile era stato eliminato con i famosi 3 gol di Paolo Rossi, perché parliamo dell'82, per cui si parlava solo di quello in Brasile, vabbè. Però una volta arrivati... Quindi tu come italiano non eri proprio amato? Non molto, vabbè. Infatti... Chiudiamo la parentesi. Però arrivati a casa cominciamo subito a lavorare, io feci sentire tutte le mie idee che avevo portato all'Italia, canzoni finite oppure frammenti. E un frammento lo colpì particolarmente, quello che poi è diventato il ritornello di Acquarello. Verso il mare a volare ed il mare è tutto blu, c'è una nave a navigare, ha una vela non di più. E lui focalizzò la sua attenzione su questo frammento dicendo guarda io... È bello questo, mi viene in mente un mio brano che ho, un pezzettino che ho da anni che non riesco a ultimare, a finire, che fa così. Quindi avete unito... Proviamo a unirli e non abbiamo fatto altro che unirli, infatti non c'è stato nessun altro lavoro supplementare che di solito si fa in questi casi. Erano perfette, come se questi due frammenti si stessero aspettando da anni, a 10.000 km di distanza, per unirsi. E diventare una canzone che poi è diventata popolare in tutto il mondo. Brasile, vabbè, è diventata una delle canzoni, delle 10 canzoni più popolari della storia brasiliana. Per cui questo è il miracolo, il mistero delle canzoni, della creazione, perché un minuto prima non c'è nulla e 5 minuti dopo c'è qualcosa che ascolteranno in tutto il mondo, e questo è meraviglioso. Tu scrivi di getto in genere? O... Ma dipende, in realtà non c'è una formula, ci sono delle musiche che nascono così, improvvisamente, tutte insieme, e poi altre che hanno bisogno di un lavoro più continuo. Della musica classica, chi è il tuo compositore preferito?
Assolutamente. Beh, ci sono due diversi, cioè, divido tra musica operistica, io sono un pucciniano, assolutamente, sì. E la musica classica, Mahler, sicuramente. Quindi sei anche un po' malinconico, c'è una vena un po' profonda che ti arrovella. Che, diciamo che l'adagietto di Mahler non è propriamente... No, esatto, pensa che... non è propriamente una filastrocca. Non l'adagietto, ma l'adagio della nona sinfonia... Di Mahler, sempre. Di Mahler è quello che diede spunto musicalmente alla creazione di Almeno tu nell'universo. Non ci credo. Una serie di due accordi che mi diede... l'idea, insomma, da lì è nata poi la canzone. Mi devi dare gli accordi, però, certo, perché poi domani dopo me la vado a risentire. È facilissimo, certo. Mi hai nominato Puccini, perché chiunque ami la musica italiana non può non sapere che c'è qualcosa che rimanda a Puccini. Cioè, Puccini è così popolare, anche perché le melodie di Puccini sono molto nostre. Io non amo molto Puccini, devo dire, perché io sono un po' più rock, quindi a me in realtà, vabbè, ma sarebbe una strada lunga. Io amo Mozart e mi piace più Verdi, ma mi piace anche Wagner, piango con Mahler, ma non lo posso ascoltare perché sennò mi sento male. Sì, che Mahler è... Ti ho nominato Puccini perché c'è un tuo caro amico e senti un po' cosa ti dice, vai. Che mi dice? Maurizio Fabrizio, secondo me è il Giacomo Puccini della musica leggera italiana. Ha scritto per tutti, ma la fortuna per tutti è che ha scritto benissimo e molte delle sue canzoni hanno fatto respirare l'alta montagna dei successi. Maurizio poi è esattamente ciò che scrive. Scrive bene perché lui è un uomo per bene. Di me, guarda, lo conosco dal 1972. E non ci siamo mai persi, anche se uno viaggia, l'altro si trasferisce a Londra, anche, però il pensiero è sempre stato ensemble, d'ensemble. Faccio tutti i miei auguri e che nuove melodie ce le regali per i prossimi 50 anni. E lo farà. Ciao Maurizio, a presto. Ciao Albano, ci vediamo a Sanremo, ci vediamo a Sanremo. Siamo grandi amici, in effetti, da sempre. Che cosa vi ha unito, oltre ovviamente la musica? Beh, sai, l'amore intanto per la propria terra. Lui è appassionato. E sicuramente, beh, anche l'amore in effetti per il melodramma, perché anche lui è... Anche lui è un pucciniano sfegatato. Io apro più due parentesi, se no veramente mi fucilano. Non è che io non amo, io amo meno Puccini delle altre, perché lo trovo troppo romantico. Forse è una difesa, sai? Sì. Potrebbe essere anche una difesa dal romanticismo. Certo, certo, può essere. No, ma anch'io non è che non ami Verdi. Certo. Vabbè, ma ci mancherebbe. Assolutamente, però Puccini lo sento più vicino. Più tuo. Al mio modo... di sentire la musica e peraltro firmi di per Albano il suo grande ritorno a Sanremo dopo la scomparsa di Ilenia. Di Ilenia, sì, è la mia vita, ricordo gliela feci ascoltare a Milano in un ristorante e lui si commosse e gli piacque subito. L'ascoltiamo. A Romina non tanto, ma lui sì. Perché a Romina no? A Romina non tanto, mi ricordo, non la colpì molto. È lui che di solito seguiva molto le indicazioni. Ah sì, cioè tra i due lei è più dominante nella coppia, secondo te? No, dominante no, però lui la ascoltava molto sempre. Giusto. Però quella volta decise che, insomma, la canzone era quella. E l'ascoltiamo. Albano è la mia vita.
Abbiamo già votato tutti, ecco il saluto ad Albano. Il teatro Ariston Invisibilio, sì, no? Nominato sì. La scomparsa di Lenia, perché delle volte, no, nella musica, lo spettacolo, nessuno, cioè, non ci rendiamo neanche conto delle tragedie che uno si può portare dietro. Certo. Però Albano è una persona, io lo adoro anche per questo, ho imparato molto da lui. È una roccia, non si arrende di fronte a nulla. L'ho visto nel corso degli anni, un uomo solido, sano. In questo, è veramente, non si arrende mai. Ho degli episodi anche naturalmente più leggeri che mi ricordano questo sempre, ma con la figlia, insomma, è stata veramente, io l'ho vissuta poi da vicino, siamo andati in Brasile con il Papa, mi ricordo lo stesso anno, e lui ha cercato in ogni modo, insomma, di trovarla, ma purtroppo non c'è riuscito e poi è stata una tragedia. E tu come gli sei stato vicino? Beh, sai, un po' come tutti, io ho cercato di stare vicino, anche comunque sapendo che questi dolori, insomma, non è che siano così facili per quanto tu li stia vicino. Sono stato vicino con la musica, che è il modo migliore per cui che io conosca, insomma. È vero, e peraltro la vicenda di Lenia è una ferita proprio italiana, nel cuore di tutti. Oggi poi ne posso parlare, non c'è Romina, quindi ne posso parlare quando c'è Romina, certo, sono molto certo, più attenta, certo, ovviamente. Certo. Bon, allora, Renato Zero, i migliori anni della nostra vita. È opera sua, vai. Wow. Ecco pure. Penso che ogni giorno sia come una pesca miracolosa. E che bello pescare sospesi su di una soffice nuvola rosa. Io come un gentiluomo e tu come una sposa. Mentre fuori dalla finestra si alza in volo soltanto la polvere. C'è aria di tempesta. I migliori anni della nostra vita. I migliori anni della nostra vita. Stringimi forte che nessuna notte è infinita. I migliori anni della nostra vita. Stringimi. Un altro grande, di quei brani che vive una vita sua, è come una persona in un salotto, è vero, no? È vero, come un po' tutte le canzoni, ma questa in particolar modo. Ma chiama pure te, ogni volta che parlano di Renato Zero dice lui chiama tutti Apisè. Pure a te ti chiama così? Sì, più o meno. Ah, vedi? Più o meno. E i migliori anni della nostra vita, tra l'altro, è nata in un modo molto particolare, sai, ogni canzone ha una storia sua, mm-hmm. un suo destino. Creature. E mi chiamò Guido Morra, che è l'autore del testo con cui io lavoro da tanti anni, straordinaria persona, straordinario artista e autore, e mi disse, guarda, mi è venuto in mente un titolo che ho preso in prestito da un titolo di un film, perché lui è appassionatissimo di cinema, e si è rifatto varie volte a titoli di cinema per intitolare alcune canzoni. E mi dice, è un film del 47 che ha vinto l'Oscar. I migliori William anni Wyler, della... no? Grande sì. Pellicola. Sì, sì, esatto. E i migliori anni della nostra vita. E ti lancio una sfida, perché non provi a musicare solo questo verso? Io dissi, sì, va bene, mi sembra bellissimo, vediamo. Mi misi al pianoforte immediatamente. E come spesso accade, almeno a me, la prima idea che ti viene è quella giusta, è quella che è rimasta poi.
Nei processi creativi capita spesso che tu vai subito. L'istinto che ti guida. L'istinto, l'ispirazione istantanea. Nel 96, l'anno del Sanremo di Albano, peraltro tu hai lavorato anche con Romina, giusto? Sì, sì. Cosa avete fatto insieme? Ma alcuni suoi album, parliamo dei primi anni 70, e molto divertenti, perché lei era innamorata dei Beatles come me, e insomma cercavamo di fare delle cose che andassero in quella direzione, e mi sono molto divertito. Personaggione Romina, la salutiamo sempre. E invece, mio caro, faccio vedere l'altro Sanremo, sempre del Sanremo del 96, abbiamo Giorgia. Ma è vero che Giorgia non volle cantare i migliori anni della nostra vita? Sì, è una, credo, la prima artista a cui l'abbiamo proposto, ma anche lei, forse per il testo, insomma... Fondo, le canzoni sono come i matrimoni, delle volte incontri dei fidanzati, degli uomini che ti dichiarano il loro amore, per qualche strano motivo li rifiuti e invece poi dopo ti accorgi. Tu stai bene con Emma, tutto a posto? Non ci dare preoccupazioni. No. Siete felicissimi. Felicitazioni. Vabbè, ma poi dopo ci racconti. E di Giorgia scrivi, con Giorgia scrivi Strano il mio destino, che arriva terzo a Sanremo, e poi c'è anche Romanzo di Riccardo Fogli. Vai. Che donna sarò se non sei con me, e se ti amerò ancora di più. Io non ti perderò, oltre il tempo e le distanze andrò più vicino a te. Sempre, per sempre, perdutamente, cercheremo in due la felicità, commossi dalla nostra stessa ingenuità. Peraltro Giorgia tornava a Sanremo dopo averlo vinto l'anno prima. Sì, incredibilmente, perché di solito non tornano mai. Che ti aspetti? Certo, perché uno dice, oddio, ho vinto l'anno scorso. No, infatti... Puoi sempre fare peggio, puoi solo fare peggio, ci vuole coraggio. Beh sì, molto. Gliel'avevamo proposta la canzone per un film, credo, se ricordo bene, per dei titoli di un film. E lei invece, insistette lei per tornare a Sanremo, cosa che ci sorprese molto. Esatto, che ti aspetti da lei quest'anno? Ma grandi cose, sempre da Giorgia. Per chi tifi? Ma non lo so, di solito non tifo per nessuno. Sto a guardare, mi diverto ad ascoltare. Vediamo. E Strano il mio destino sta anche nel repertorio di Valerio, vero? Dammela un... Strano il mio destino che mi porta qui, a un passo dal tuo cuore, senza arrivare mai. Chiuso nel silenzio, sono andato via, via dagli occhi, dalle mani, da te. Che donna sarò se non sei con me, e se ti amerò ancora di più. Perché io sono, sai, a volte un po' polemico sul trap, perché io sono cresciuto a pane e queste canzoni. Quindi adesso, mentre lui diceva i migliori anni della nostra vita, Giorgia l'ha rifiutata. Io già nella mia testa mi immaginavo, ma come la canterebbe Giorgia i migliori anni? Cioè, io sono cresciuto con questa musica. E sei cresciuto bene, figliolo mio. Mi fa piacere. C'è anche Miguel Bosè, come? Che bella voce. Scrivi, bravo, scrivigli qualcosa, dai, adesso vogliamo vedere. No, posso dire una cosa? Allora, io ho... Una volta mi è stato proposto un inedito, adesso non vorrei fare una gaffe. Dopo, se ci becchiamo un secondo, magari ti dico il titolo. Mi hanno detto che, cioè, sapevo che fosse il tuo, però poi... Non è come adesso social, che magari uno ha contato. Però questa canzone era bellissima. Grazie. Il titolo era Vera.
non so vera. Se sì. Me la, mi ricordo ancora il testo, non l'ho mai incisa, non l'ho mai cantata dal vivo, ragazzi. Però mi ricordo ancora la musica e tutto. Mi fa piacere. Guarda, mi se no, anch'io che... se quindi non... era giusto. E fatela, sì. Rifatela questa canzone. Non, fatta, non è mai canzone. Stata incisa, quindi teoricamente no, non si potrebbe cantare. Vogliamo avere Vera, dovete tornare fra un mese. La facciamo, se è vero, se è vero che Vera è stata... Io ci sto. Processo creativo subito qua qui. Miguel Bosè, perché pure c'è pure Miguel Bosè, poi c'è anche Venditti e poi c'è anche Ramazzotti. Vabbè, io mi arrendo. Basta. Allora, ditelo. Cari ragazzi, siamo amici miei. Tutti poeti noi del 56. A spasso in un mondo che si dà via. La vita è solo acrobazia. Camminiamo sul filo nel cielo a più di 100 metri dall'asfalto. Siamo un punto là in alto. Quando penso che sia finita, proprio allora che comincia la salita, che fantastica storia è la vita, che fantastica storia è la vita. Certi amori ti lasciano una canzone per sempre, parole che restano così cuore della gente. Vabbè, Miguel Bosè per noi ragazzini degli anni Ottanta era com'era Miguel Bosè? Era simpaticissimo, bravissimo. Io ci ho riempito di ari. Ci ha riempito di ari, certo, i cuori con accanto a Miguel Bosè. Certo. Io no, non mi piaceva era tanto. Era veramente uno splendore, rivisto. Vabbè, bellezza di questa ragazza. Va bene, hai fatto pure musical vari, tra cui appunto Rodolfo Valentino, Raffaele questa Paganini, che sono una carrambata. Molto piacere. È stata una carrambata, veramente. E gli altri Sanremo che hai vinto, perché ne ha vinti altri due. Tiziana Rivale, sì. E qual è l'altro? E l'altro, va bene, i giovani con Lena Biolcati, un anno. Andiamo. E ce n'è un altro anche. Beh, sta storia di tutti i giorni. Sì, storia di tutti i giorni, sarà quel che sarà con Tiziana Rivale. E poi un anno in cui non c'era un vincitore vero, c'erano categorie, con Niki Nicolai e Stefano Di Battista, Che mistero è l'amore. Non mi ricordavo il titolo, non Andiamo. Me lo ricordo più. Sarà quel che sarà. Canzone prima classificata di Sanremo 83, Sarà quel che sarà, di Ferri Fabrizio, cantata da Tiziana Rivale. Prima assoluta Lena Biolcati con Grande Grande Amore. Lasciami sbagliare, lascia fare Riconosciuta la voce dell'annuncio, cara Loretta Goggi. Allora andiamo al pianoforte. Andiamo, sono in ritardissimo, come al solito quando parliamo di musica ci incartiamo, prego. Grazie. Perché venite chi non so come volete, la tua creatura alla quale sei più affezionato, certo, come con i figli, come si fa a scegliere. Tutte le creature. Però il maestro Maurizio Fabrizio, grazie. E diciamo, grazie. Potremmo dire come a Sanremo. Vediamo tutte le mie creature, però diciamo che forse, visto che siamo qua in tanti, possiamo cantare. In coro, io direi i migliori anni della nostra vita. Di Morra Fabrizio, no, di Fabrizio Morra, i migliori anni della nostra vita, al pianoforte, il maestro Maurizio Fabrizio. Penso che ogni giorno sia come una pesca miracolosa e che
bello pescare sospesi su di una soffice nuvola rosa. Io come un gentiluomo e tu mentre fuori dalla finestra si alza in volo soltanto la polvere, c'è aria di tempesta. Sarà che noi due siamo di un altro lontanissimo pianeta, ma il mondo da qui sembra soltanto una botola segreta. Tutti vogliono tutto per poi accorgersi che niente. Noi non faremo come l'altra gente, questi sogni resteranno per sempre. I migliori anni della nostra vita, i migliori anni della nostra vita. Nessuna notte è infinita, i migliori anni della nostra vita, la nostra vita, la nostra vita. Stringimi forte che nessuna notte è infinita, i migliori anni della nostra vita. Grazie Maurizio Fabrizio. Grazie davvero, che siano per tutti. Grazie. I migliori anni della nostra vita, che ogni anno sia il migliore della nostra vita. Grazie, torna a trovarci, vai, se dovete concludere, andate, ecco, vai, torni dopo, ci fai sapere.